Ciao ragazzi, come va? Eccoci qui. Eccoci qui dal volo Tokyo Abu Dhabi di rientro dal Giappone. Volevo farvi una breve live. Ciao, ciao Elisa, come va? Ciao ragazzi, connettetevi un attimo, volevo un attimo farvi un breve resoconto del viaggio. Siamo di ritorno da Tokyo, prima tratta Tokyo a Abu Dhabi, sarà un volo di 12 ore, dopodiché Abu Dhabi Roma sarà un'altra 6 ore e quindi arriverò in Italia martedì intorno alle 10 del mattino, 9 del mattino, non mi ricordo. Ciao Lorenzo, stavi riguardando il corso per... bravo, fallo 3 volte minimo, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao Luca. Volevo un attimo... sono a lezione in inglese. Va bene Gianmarco, tranquillo, tranquillo, siamo. Ciao, ciao ragazzi. Allora, il Giappone, volevo dirvi, una grandissima esperienza, gran bel paese, avevo aspettative altissime. E devo dire che le aspettative si sono verificate, confermate. Poi Nicolò Andreola, ciao grandissima, come va? Siamo di ritorno a Tokyo. E niente, quindi volevo un attimo darvi un resoconto di questo viaggio e cosa mi ha impressionato di questo paese. Allora, innanzitutto la modernità, vabbè, quello me l'aspettavo. Dopodiché mi ha impressionato la cultura in termini di disciplina, in termini di etica, in termini di etica anche del lavoro. Cioè, mi sono reso conto che qui si gobbano tutti dalla mattina alla sera, tutti danno un forte contributo alla società. Ciao ragazzi, ciao Matteo, ciao Jacopo. E è un paese che è una potenza mondiale appunto per questo. Perché davvero, cioè, non ho visto nessun caso di maleducazione in 15 giorni, nessun caso di sporcizia, nessun senzatetto, nessun accattone, nessun tipo di rischio. Mi ho sempre sentito al sicuro, tutto organizzato. Non so, ieri stavo rientrando da Hiroshima a Tokyo, 820 km, l'ho fatto in 4 ore cambiando 2 treni e facendo tante fermate. Quindi comunque penso che in media la velocità è stata sui 300 km orari per 800-820 km. Ho fatto scambio a Kobe, la stazione di Kobe. Ebbene, c'erano 2 treni ad alta velocità in partenza dallo stesso binario a 3 minuti di distanza. Qui gli orari sono molto molto più precisi che in Svizzera. Quindi c'era un treno alle 12.26 e il mio era alle 12.29. dallo stesso binario, infatti io non volevo crederci, com'è possibile che 2 treni ad alta velocità partino dallo stesso binario a soli 3 minuti di distanza? Ebbene, il treno è partito alle 12.26, l'altro è arrivato alle 12.28, chiaramente un minuto prima, perché per far sì che alcuni dei passeggeri scendessero e noi salissimo, e esattamente alle 12.29, puntualissimo al secondo, è partito non il freccia rossa, ma il treno ad alta velocità che ci portava a Tokyo da Kobe. Quindi efficienza massima, tutto perfetto. Questo non soltanto chiaramente con i treni, ma è proprio tutta la società che funziona così. È proprio un orologio, direi, giapponese più che svizzero, perché in Svizzera ci ho vissuto, però non è stato mai, sì, chiaro, tutto preciso, tutto perfetto, ma qui veramente si parla di un altro livello, anche confronto alla Svizzera. Quindi devo dire, un paese che mi ha impressionato da questo punto di vista, e non mi sorprende che siano una delle grandi potenze, no? Ciao, ciao Sam, vai, cercate keywords ragazzi, e non fermatevi, vai, fin quando pubblichiamo questi libri e vi porto a Dubai. E niente, quindi comunque mi ha arricchito tantissimo questo viaggio, ho avuto grandi spunti anche per i miei business, mi ha dato una forte motivazione, tutta improntata sull'etica, sul lavoro, sul lavorare duro, sul non fermarsi mai, su comunque
ciao, ciao Antonio, come stai? E quindi niente, ho avuto una grande spinta, una grande motivazione. Mi è piaciuto davvero tanto e ho appreso tanto da questa nuova cultura, sicuramente mi ha influito molto positivamente. E per questo, ricollegandomi alla live che vi facevo l'altro giorno, no? Sugli attivi, sui passivi, su come diventare ricco, su come si comportano i poveri, come si comportano, diciamo, la classe media e come si comportano i ricchi, no? Allora, i viaggi dove li potremmo categorizzare secondo voi? Secondo voi sono un attivo o un passivo? Ciao, ciao Emanuela, ciao ragazzi. Ciao Mamo, come stai? I viaggi sono un attivo o un passivo secondo voi? Vediamo un po' chi è che mi risponde, se mi risponde qualcuno, se qualcuno... Come li... in che categoria li mettereste? È qualcosa che comunque contribuisce al vostro business, al vostro mindset in qualche modo, oppure è un passivo attivo? Ok, Elisa, per Elisa è un attivo. I viaggi sono... Esatto, Silvio. Io sono d'accordo con voi, nel senso che comunque i viaggi ti arricchiscono. Io sono diventato la persona che sono, che comunque ho conosciuto tantissime culture diverse fin dalla mia giovane età, nonostante arrivi da un paese di provincia meridionale, quindi comunque da una mentalità in genere abbastanza chiusa. Ho sempre viaggiato tantissimo, infatti già a 16 anni feci il quarto liceo all'estero. I viaggi sono un passivo che però ti arricchiscono in tanti modi. Allora, secondo me ci sono viaggi e viaggi, nel senso viaggi del genere, come un tour del Giappone in cui tu praticamente vai a farti un tour del paese, entri in contatto con una cultura nuova, completamente diversa dalla tua, di per sé, chiaro, non impattano direttamente magari al cash flow dei miei business o non mi danno nel breve termine magari delle rendite, però senza dubbio questo viaggio mi ha impattato molto positivamente. Io esco da questi 14 giorni in Giappone con tanti spunti, ottimi spunti per i miei business, con tante ottime idee che arrivano dal contatto con questa cultura. Se io non fossi venuto qui non avrei mai avuto questi spunti, non avrei mai avuto queste idee, quindi assolutamente questo viaggio lo reputo un attivo. Ciao ciao ragazzi, bravi, tutti rispondono, Giuliano, i viaggi ti aprono la mente. Esatto, quindi il più delle volte i viaggi ti aprono la mente. È chiaro che se per viaggio intendiamo, boh, non lo so, ci andiamo in Sardegna o al mare o anche in Sicilia o in Puglia e ci stiamo in un resort una settimana, due settimane, di spaparanzare sulla spiaggia, diciamo, apri la mente fino a un certo punto, nel senso che comunque sei in Italia, lì in spiaggia, ti fai magari un po' più relax, quella può essere più una ricompensa, quella può essere più, sì, magari qualcosa che, un obiettivo che hai raggiunto e lo vuoi celebrare in qualche modo. E quindi, ciao, grazie Enzo, come stai? Però, viaggi del genere che veramente ti mettono in contatto con culture così diverse, ti mettono in contatto con altri mondi, senza dubbio li reputo degli attivi. Quindi per me questo viaggio è stato un attivo. Ho speso dei soldi, per me non è una spesa, non è stato un costo, è stato un investimento. Perché sono sicuro che da queste due settimane riuscivo a ricavare ben di più di quanto ho speso. Perlomeno nel medio termine, non magari nel brevissimo termine, ma ho tante idee in serbo che comunque sono state ispirate da questo viaggio. Quindi assolutamente lo reputo un attivo. Ok? Il Giappone, terra fantastica. Allora, Tokyo praticamente. Vai Domenico, tranquillo. Tokyo è una città incredibile, una città antica. Comunque Tokyo ha una sua cultura, Tokyo ha una sua storia, però è super moderna allo stesso. No, Terenzi, non sono andato lì per le giapponesi, qua sono andato con mia moglie che è qui, no? Che dice? Con le giapponesi? Solo italiane, solo mia moglie, assolutamente. E niente, quindi questo che sto dicendo, Tokyo, città modernissima, all'avanguardia, al grattacieli, però allo stesso tempo comunque mantiene un po' di sua identità, mentre il resto del paese, soprattutto mi ha impressionato Kyoto è una città che reputo molto diversa rispetto a Tokyo, una città molto più, diciamo, spirituale, piena di templi,
dove comunque si sente molto più la loro religione. Sono qua, la maggior parte sono shintoisti, e dopo c'è anche una parte di buddisti. L'incontro a culture è sempre un grande insegnamento e una grande fonte. Esattissimo, sono d'accordissimo, assolutamente. Quindi scoprire nuove culture, entrare in contatto con nuove culture, a me personalmente, ma credo alla maggior parte delle persone, arricchisca tantissimo. Quindi assolutamente, quando potete viaggiate. È chiaro, se voi mi dite, ragazzi, c'ho 5.000 euro, c'ho 3.000 euro in banca, che faccio? Faccio un viaggio in Giappone o investo in un business? È chiaro, la risposta è investi in un business. Questi viaggi magari sono da fare, una volta che te li puoi permettere, assolutamente da fare per arricchirti, ok? Ciao Ale, il viaggio ti ha ispirato nuovi input imprenditoriali? Sì, mi ha fatto venire in mente un po' di idee. E soprattutto mi ha fatto venire in mente, mi ha dato degli spunti per quanto riguarda la mia organizzazione, come sono strutturata in questo momento e dove voglio arrivare. Mi ha dato degli spunti dal punto di vista metodico, perché qui in Giappone veramente hanno una metodologia incredibile, sono delle macchine da guerra, lavorano come pazzi, non si fermano mai e hanno un'organizzazione tale che tutto è sempre in ordine, tutto è sempre preciso, tutto è sempre pulito. Disciplina massima, non si sgarra mai di un secondo, e questo a me piace tanto, perché anche io in genere sono questo tipo, sono una persona molto attenta, molto precisa, molto attenta ai dettagli, e di conseguenza trovo molte affinità tra me e la cultura, e vedere tutto questo applicato a livello proprio macroeconomico, a livello di struttura del paese in generale, mi ha dato degli spunti sull'organizzazione dei miei business, del mio team, eccetera. Quindi assolutamente mi ha dato degli spunti sotto questo punto di vista, e quindi mi ha aiutato, questo mi ha aperto la mente, che alla fine è questo: viaggiare ti apre la mente, devi aprirti la mente, devi farti conoscere cose nuove, devi darti degli spunti per migliorarti, per migliorare magari anche ciò che hai, cioè del business, ma qualsiasi cosa, se stai intraprendendo un'attività imprenditoriale nuova, ma anche come crescita personale va benissimo. Quindi sotto questo punto di vista lo reputo sempre un ottimo investimento, e invito chiunque. C'è tanta gente che purtroppo per un motivo o per un altro o non viaggia, anche se ne ha la possibilità, quindi io sempre suggerisco ai miei amici, ai miei parenti, di fare il più possibile, perché davvero davvero ti fa evadere dalla tua routine, dalla tua quotidianità, e ti dà qualcosa, delle basi solide su cui pensare, su cui riflettere e su cui migliorarti. Quindi assolutamente. Mi stavo dicendo di Kyoto mi ha impressionato per la spiritualità. Qui la spiritualità è concepita in modo molto diverso da quella in cui la concepiamo noi, in quanto comunque da noi un po' la spiritualità, no? Quindi la nostra religione è cattolica cristiana, abbiamo queste grandi chiese, queste grandi cattedrali, che un po' sembra un po', diciamo, incutere un po' di timore, no? Perché sono dei grandi monumenti, dei grandi edifici così maestosi, no? Che uno quasi quasi quatto si appresta a entrare in queste grandi cattedrali, non so, al Duomo di Milano, ma o anche alla città del Vaticano, a Roma, no? Quindi sono queste enormi monumenti, e tu piccolino di fronte a questo monumento non puoi fare altro che andare lì, entrare tranquillamente, e un po' sei proprio un essere minuscolo di fronte all'enormità, no? Qui invece i templi sono quasi tutti immersi nel verde, in mezzo agli animali, in mezzo al verde, e quindi già si ha un contatto con la natura diverso, no? Mentre a noi di solito è tutto cemento, pietre, marmi, questa roba qui che si utilizza da noi, numero uno. Numero due, sono tutti in legno, quindi comunque anche del materiale molto più naturale rispetto al cemento, alla pietra, tutto quello che utilizziamo noi, ai marmi. E quando entri dentro questi templi comunque sento un contatto più diretto con la spiritualità, quindi con gli dei. Loro hanno il loro dio, il loro dei, cioè le divinità, diciamo, giapponesi, shintoiste o buddiste, quindi su per giù, le religioni su per giù sono molto comuni tra loro, ci si affida sempre a qualcosa, no? di sacro, e c'è fede alla fine. Quindi, però mi hanno dato un po' questa sensazione di spiritualità più naturale e meno assoggettata rispetto alla nostra. Ripeto, questa è un'impressione, non voglio assolutamente esprimere giudizi sulle varie religioni, non è questo il mio scopo, volevo solamente darvi una mia opinione su quello che ho visto.
in Giappone ti ha preso bene, adesso ti affaccerei al balcone di Dubai in vestaglia e seta col dragone sulla schiena. Grande, l'hai visto la live in kimono, Mamo? Ti è piaciuto il kimono? Ale, meglio Dubai o Giappone? Ma è completamente diverso, Tommaso. Dubai è una città moderna, nel senso è una città che è stata fondata nel 1976, cioè prima c'era solamente il deserto, quindi una città che è stata, è una realtà che è stata costruita negli ultimi 30-40 anni. Tokyo ha una sua tradizione millenaria, no? La tradizione dei samurai, è un impero, è ancora un impero storico, l'impero giapponese, c'è l'imperatore, quindi comunque una cultura completamente diversa. Dubai è popolata all'80% da stranieri, quindi europei, occidentali, oppure indiani, pakistani, comunque non diciamo emiratini. Solo il 20% di Dubai è popolazione locale, quindi la rende una città cosmopolita per eccellenza, okay? Che questo è anche molto figo secondo me di Dubai. No, Tokyo è giapponese, ovviamente il Giappone è giapponese, è un paese con una forte identità, una forte cultura. Sì, ci sono gli stranieri, più che altro sono turisti, ma non sono parte integrante della società, soltanto una pochissima parte. Quanto costa un viaggio in Giappone? Beh, dipende chiaramente, dipende dalla stagione. Questa è altissima stagione. Ora aprite altissima stagione perché ci sono tutti i ciliegi in fiore, quindi c'è la fioritura dei ciliegi. Quindi dipende anche da quanti giorni lo fai. Io vi suggerisco di venire qua in Giappone minimo 2 settimane, perché è inutile che muovete dall'Italia. Beh, secondo me siamo come minimo sui 4-5 mila euro voli esclusi. Poi chiaramente dipende, il volo è una cosa in più. Dipende come volate, io con lo business class, cioè pure anche con la economy class, non c'è nessun problema, quindi questo. Però ora abbiamo un volo in 12 ore, quindi comunque un volo abbastanza impegnativo, dopodiché arrivo da Abu Dhabi e poi per Roma sono altre 6 ore. Quindi volo bene, quindi non c'è problema, dormirò tranquillamente. E è anche per questo motivo che io ho deciso di dare a tutti gli studenti che arriveranno ai 10.000 dollari mensili di rendita, offrire il weekend a Dubai, ok? Quindi weekend a Dubai, perché ve lo voglio offrire? Perché voglio che voi viaggiate. Innanzitutto è un regalo da parte mia, voglio celebrare con voi questo enorme traguardo che andrete a raggiungere, numero uno. Numero due, voglio che voi usciate dalla vostra routine, dalla vostra quotidianità, voglio che voi vedete qualcosa di diverso, no? Che vi ispiri, come ha fatto a me, come ho fatto io con il Giappone, qualcosa di diverso, qualcosa che vi ispiri. Ciao Luisa, come stai? E vi fa bene cambiare aria, vi fa bene entrare a contatto con persone diverse, vi fa bene entrare in contatto con culture diverse, vi fa bene vedervi e attorniarvi di abbondanza, perché appunto è un weekend, sarà un weekend ovviamente di lusso, no? Quindi dall'albergo alle cene e tutto, quindi albergo 5 stelle, ristoranti di un certo livello, starete a contatto con me per un weekend intero, quindi vi porterò in giro e sarà per voi un'esperienza di crescita fantastica personale. Sono sicuro che quel weekend lì vi verrà, non so, magari a mesi o addirittura anni di studio, di mindset, perché state per un weekend a contatto, in una full immersion, in un ambiente completamente diverso, che magari non immaginate o che magari è molto lontano da quello, dalla mentalità o dall'ambiente in cui voi siete immersi normalmente nella vita di tutti i giorni. È per questo che secondo me è stata una grande idea questa di offrire a tutti gli studenti che raggiungono in un singolo mese 10.000 dollari di royalties, il weekend vi offrirò io, vi ospiterò io a Dubai. Sarà un piacere celebrare con voi questo traguardo, e poi da lì sicuramente i traguardi ci saranno sempre traguardi nella vita. Quello è un primo traguardo, quindi sarà comunque un punto di partenza. Voi dovete prendere questo business comunque come un punto di partenza, non come un punto di arrivo. E 10.000 non dovete, sì, in questo momento magari può sembrarvi una cosa irraggiungibile oppure che sarà un punto di arrivo, ma vi garantisco che quello è solo l'inizio. Ciao Ale, mi sono sognato il weekend del 14 febbraio. Bravo Diego, segna di tutto. Tu Diego dove abiti? Di che zona sei? Non mi ricordo. C'hai sicuramente il volo diretto, c'è da Bologna, da Roma, da Milano e da Venezia, se non sbaglio. Emirates, quindi comunque è abbastanza comodo. Ciao ragazzi, ciao.
Brava Luisa, stamattina briefing per nuova Codre. Come va il bando, Luisa? Penso va bene, no? Oppure come sta andando col bando? Allora stai facendo nuovi libri. Non vedo l'ora di arrivare a fine mese, così tutti i ragazzi posteranno il loro dashboard di aprile. Vediamo come è andato questo mese. So che molti stanno andando bene, quindi mi fa un enorme piacere vedere i vostri progressi. Gente che andava bene prima va ancora meglio ora. Ah, sei della Toscana, allora penso forse ti conviene, sì, a te conviene Roma o Bologna. C'è un bel volo diretto, poi da lì tranquillamente ti verrò a prendere in aeroporto io. Vende da paura il bundle? Grande Luisa, sono troppo contento, non puoi capire quanto sono contento, Luisa. Vende da paura, cioè questa risposta mi illumina del viaggio, sono così contento, ora mi fa un viaggio bello sereno. Grande, dai, allora diamogli con questo bundle e poi ordiniamo gli altri libri. Ciao Ale, devo scappare. Certo Domenico, tranquillo, vai e ci sentiamo. Tanto io ora no, 9.000 di BSR. Luisa, qua 9.000 di BSR, siamo su altissimi livelli, eh? Qua champagne. Prendiamo a Luisa 9.000 di BSR con il bundle. Luisa, puoi benissimo dire dove hai imparato, chiaramente. Vabbè, Luisa è mia allieva. Un'allieva dell'Accademia del Self-Publishing, guardate che risultati. Non so se 9.000 di BSR, credo che la maggior parte delle persone in ascolto sanno cosa significa. 9.000 di BSR significano un bel po' di royalties, è un libro che sta spaccando, sta vendendo molto molto bene. Grande Luisa. Allora Luisa, mi raccomando, il primo maggio voglio la dashboard, grandissima Luisa. Primo maggio dashboard, postiamo la dashboard. Questo è solo l'inizio per Road to Dubai, ok? Luisa sarà sicuramente nei prossimi mesi, io già me lo sento, perché lei comunque mi sono reso conto che non è una persona che molla. Grandissima Luisa, brava, vedi, c'erano anche due colleghi che ti fanno i complimenti. Quindi ragazzi, però se l'ha fatto Luisa, lo dovete fare anche voi. Non vedo perché se la fa lei non dovete farlo anche voi. Lei sta avendo accesso alle vostre stesse informazioni, quindi non vedo, è lo stesso supporto mio che a Luisa ce l'avete anche voi, quindi non vedo perché lei può farlo e voi no, quindi mi aspetto da tutti. Basta applicare ragazzi, basta studiare e applicare, quindi bravi, mi fa un enorme piacere. Allora ragazzi, come va il corso? Tutto bene? Domande? Gente che magari ancora non ha preso il corso, qualsiasi domanda? Ecco Luisa, quando hai iniziato? Dici un po', quando hai iniziato? Quanti libri hai pubblicato? Ciao Benito, grazie. Io non voglio dare l'ashboard, cazzo, ne prende. Perché no? Sam Dre deve esserti di ispirazione la l'ashboard. Perché scusa? L'ashboard sono ispirazioni per tutte, noi i primi del mese postiamo tutti le dashboard, così ci serve anche a noi di motivazione per fare di meglio il mese dopo. Brava, Luisa ha 4 libri, se non sbaglio sono 3 singoli e un bundle. Luisa, a livello audio come siamo? Perché mi ricordo che l'ultimo mese tu ancora non avevi gli audiobooks. Hai postato una dashboard, sì, ma era solamente Kindle e paperback e ancora il bundle non ce l'avevi. Mi sembra che era solamente per 2 o 3 singoli, se non mi sbaglio, correggimi. Quindi come siamo con gli audio? Li stai facendo produrre? Li stai lanciando nel frattempo anche gli audio? Se arrivo a 10k, spendendone 15k in azza, vinco lo stesso. Jacopo, vinci lo stesso, però che senso ha? Che senso ha spendere 15k per a 10k? Ma non devi spenderne 15k in azza per arrivare a 10k, eh? Ora stiamo preparando anche tutte le nuove lezioni sugli Amazon Ads, e quello vi servirà tantissimo come strumento per arrivare a 10k molto più velocemente. Ma non spendendone 15 arrivi a 10. Magari ne spendi 2-3 e arrivi a 10, quello sarà un grande business, anche perché gli Amazon Ads chiaramente devono andare in profitto. Sto iniziando ora con... Ok Luisa, muoviti un ACX, eh? So che tu sei in una nicchia che magari in questo momento con questi libri non vende tantissimo in ACX, ma comunque vende quella nicchia lì. Vende sufficientemente, non è una nicchia top per gli audiobooks, è una nicchia top per paperback e Kindle, però audiobooks si fanno comunque. Ho procrastinato, ma ora parto, è male. Farò una live sulla procrastinazione e su come evitarla, eh. Non puoi procrastinare, bisogna lavorare, non puoi fermarti, ormai non puoi fermarti. Per
favore, dedicati a questo business e ti assicuro che i risultati arriveranno, come già lo sono arrivati per altri, e tu l'hai assistito, assistito direttamente nel gruppo. Ciao Alessandro, ma se una keyword è coperta da trademark e invece si aggiunge una parola, questa keyword non è coperta? No, certo. Se una keyword è coperta da trademark e se aggiungo una parola a questa, bisogna guardarla bene, Marco. Per esempio, Ninja è coperta da trademark. Ninja Foodi, tu non puoi pubblicare su Ninja Foodi, perché Ninja è il brand di Foodi e quindi è protetto da trademark, per esempio. Però bisogna vedere caso a caso, poi magari mi contatti. Ciao ciao Gabriele, siamo di ritorno da Tokyo, sono imbarcato già sul volo da Tokyo ad Abu Dhabi. Hanno annunciato che devo... Sì, sto rompendo tutti i miei schermi. Brava Luis. Il mindset è la prima cosa. Dunque ragazzi, mi stanno dicendo tutto mindset, Luisa, tutto mindset. Non è roba tecnica, è tutto di qua. Parte tutto da qui. Ale, ma tu applichi il segreto professionale? Nel senso, ti capita che alcuni studenti hanno loro chiavi da analizzare per chiedere un parere? Sì, sicuramente tutti quelli che fanno coaching devono condividere con me il loro keyword, perché io devo dirgli dove pubblicare e come pubblicare, quindi già i diamond e i platinum ovviamente, e ovviamente c'è il segreto professionale, non è che mi metto a diffondere keywords a chiunque, anzi nessuno ovviamente, quando aggiungo la parola mi esce che non è stato provato nessun test. Dipende Marco, bisogna vedere. Allora ragazzi, ora vi devo lasciare perché qua mi stanno chiedendo di spegnere il cellulare, quindi mi raccomando, studiate, applicate, continuate, brava Luisa, prendete Luisa come esempio, Luisa lavora sul tuo mindset, e ci vediamo fra 12 ore, mi sa che è già in Italia è notte, quindi magari domani facciamo un altro bel live, ok? Ciao ragazzi, io spengo e ci vediamo presto, ciao!